tu devi guardarmi. Fai le fusa. Ciao a tutti e bentornati alla Cocorozza. Questa è la seconda parte dedicata alla recensione marziale della quarta stagione di Cobra Kai. Vi invito a recuperare la prima parte nel caso ve la foste persa, perché questo video è collegato all'altro. E senza la prima parte capireste poco. Detto questo, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Un altro personaggio che stupisce per l'evoluzione che ha è Dimitri, che, se vi ricordate, l'ho spesso criticato per essere uno un po' che si piange addosso, si lamenta per ogni cosa, scansa fatiche, uno che parla troppo invece che darsi da fare. Ecco, lui ha una bella evoluzione, e un altro personaggio, suo carissimo amico, che ha anche lui una grandissima evoluzione, è Falco. Ma un attimo parliamo di questa scenetta di Dimitri che mi ha fatto parecchio sorridere, più che altro perché è surreale, in cui a un certo punto si scopre che Dimitri ha una ragazza. E non una ragazza un'amorosa come magari ci si può immaginare che un ragazzo nerd possa avere, no? Ma c'è questa ragazza che, scusate l'espressione, è veramente una super gnocca, e non solo è tanto gnocca, ma anche gli si avvicina e gli dice: "Ah, raccontami ancora le tue cose nerd." Ora, vorrei capire in quale universo parallelo un nerd riesce a trovarsi una ragazza così tanto figa e che in più anche gli chiede, no, di continuare a parlare di cose nerd invece di trovarlo insopportabile. Solo nelle serie TV e nei film capitano queste cose. Tornando invece al rapporto tra Lawrence e LaRusso, le cose si fanno sempre più calde. La Russo, tanto per cambiare, si crede un po', insomma, il migliore della situazione, e si impone su Lawrence dicendogli che deve essere lui, cioè Daniel, a prendere il controllo degli allenamenti combinati, perché già una volta il Miyagi-Do ha battuto il Cobra Kai e quindi lo farà di nuovo. Di conseguenza vuole escludere Lawrence come insegnante all'interno del gruppo. E Lawrence questa cosa la prende veramente a male e decide quindi di sfidare Daniel. Secondo il regolamento standard, come ai vecchi tempi. E Lawrence questa sfida la prende particolarmente sul serio. E attinge ovviamente alla musica per, no, per gasarsi, per darsi energia. Ecco che salta fuori un Walkman con una musicassetta, tipicamente anni 80, il cui titolo della musicassetta è Compilation Spaccaculi, e lo vediamo che comincia a intraprendere allenamenti, via via sempre più folli, andando verso la follia. Infatti inizia magari, che ne so, sollevando blocchi di cemento come pesi e poi li comincia a rompere, fino a trovarci davanti a scene in cui se la prende con le onde, ma la cosa peggiore, è anche molto divertenti, fino ad arrivare a cose veramente fuori di testa. Per esempio, tornando sulla spiaggia, dal mare, dopo che se l'è presa con le onde, si butta in mezzo a una partita di calcio, ruba il pallone che sta giocando e lo lancia via. Oppure una delle scene che più mi ha fatto morire: sta correndo per strada e si accanisce completamente a caso su una cassetta delle lettere, la distrugge, e dietro di lui c'è una signora che è molto probabilmente, da come si capisce dalla scena, è la signora che abita in quella casa a cui Lawrence ha distrutto la cassetta delle lettere, che è lì con le borse della spesa in mano, che resta particolarmente perplessa, interdetta e senza parole. Fino ad arrivare ad un'altra scena in cui c'è un tipo col monopattino che per sbaglio lo tocca a malapena mentre sono sul marciapiede e lui sta correndo, al che si gira, lo prende, lo scaramento c'è cioè il monopattino, prende il monopattino e lo lancia via, completamente fuori controllo. Sempre così, in un momento di follia, più che altro anche inconsapevole, visto che sappiamo quanto sia boomer il nostro Lawrence, scrive che si sfiderà con Daniela Russo su Twitter e sui social. E quindi lo vengono tutti a sapere. E lo vengono a sapere anche i dipendenti di Daniela Russo. E se vi ricordate, mi sembra nella seconda stagione, Lawrence fa questa entrata nel concessionario e comincia a picchiare a destra e a sinistra, e proprio prende uno di questi dipendenti,
che in questo caso, questo lo stesso dipendente, una volta che legge e viene a sapere della sfida, fa un riferimento molto carino, perché boh, parlando, insomma, e criticando, dicendo che Lawrence è completamente matto, che è fuori di testa e che cos'è sta storia, che Dan deve sfidarsi con lui, cita Roy Segresi. Riparlando della scena in cui praticamente Lawrence ha quasi rotto il braccio a questo dipendente, dice: Ah sì, è venuto qui, ha menato tutti quanti, mi ha quasi rotto un braccio, neanche fossero i Segresi. E qui ho apprezzato perché non solo, come dimostrato in precedenza, non vengono eliminate le altre arti marziali o sport a combattimento nel mondo di Karate Kid, ma vengono tirati in mezzo anche nomi realmente esistenti e riferimenti a combattenti di successo negli sport a combattimento. Quindi ci mostra come il mondo di Cobra Kai, per quanto sia un po' a sé stante come vicende, è comunque incastrato nel mondo più grande che è quello reale, senza ignorare grandi atleti e grandi campioni. Daniel LaRusso, dal canto suo, si allena a modo suo, ovviamente, e quindi lo vediamo allenarsi praticando il kata Kankudai, che viene mostrato a spezzoni, perché ovviamente non è in grado. Qua potrei fare una brevissima digressione per quanto riguarda l'aspetto marziale. Perché nella stagione seconda o terza, non ricordo, vediamo Daniel LaRusso che insegna a Sam e a Robbie il kata Chatanyara Kushanku, che è una delle versioni un po' più datate, ecco, del moderno Kankudai. Qua invece lo vediamo eseguire proprio Kankudai, e le differenze si possono notare in alcuni passaggi che, se anche sono molto simili, comunque ci sono anche delle differenze di esecuzione di alcune tecniche. Viene da chiedersi, allora, oltre a eventuali fusioni e contaminazioni con lo Shitoryu, ci sono contaminazioni anche con lo Shotokan a questo punto, ed è tra l'altro il kata che prossimamente registrerò e pubblicherò, cominciando da Kankudai nell'elenco dei kata Shotokan, e quando avrò esaurito di registrare e pubblicare tutti i kata Shotokan, passerò e riprenderò in mano le altre playlist dedicate agli altri kata che conosco di altri stili, e quando sarà il momento pubblicherò anche Chatanyara Kushanku. Avviene così questo combattimento in orario serale tra Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, al quale assistono praticamente tutti gli allievi, con tanto di streaming video online, diretta del combattimento, con commentatore che si lascia prendere dall'entusiasmo. Durante lo scontro, a un certo punto, Daniel sfoggia le tecniche che ha preso nella stagione precedente da Chosen, e quindi l'andare a colpire i punti sensibili e vulnerabili per rendere inerme l'avversario. Il risultato è però che Johnny Lawrence, oltre a sentire, come dire, un intorpidimento degli arti e qualche difficoltà a iniziare ad utilizzarli, poi però insomma si riprende e va avanti, un po' come capiterebbe nella realtà, e non vediamo invece quelle cose esagerate che ci sono state presentate nella stagione precedente, in cui, grazie a queste tecniche magiche, mettiamola così, improvvisamente Daniel non era più in grado di muovere le braccia e tipo combatteva agitandosi come se avesse due corde al posto degli arti superiori. E come era immaginabile, non vince nessuno dei due. Infatti si mandano a KO in contemporanea, perdendo insieme i sensi, colpendosi a vicenda ad un certo punto durante il combattimento, che comunque boh, è avvincente, perché prima il punto lo fa uno, poi lo fa l'altro, vanno in pareggio, dopo boh, insomma, classiche di dinamiche che vengono realizzate per creare suspense, no? E come si conclude? Con Johnny Lawrence che fa un Kaiten Huracan Uchi, che è noto negli sport da combattimento come il mal rovescio girato, no? Quando giro di schiena e vado a colpire con il dorso della mano o con il pugno a martello. Nel caso del pugno a martello sarebbe Tezui e non Huracan, nel caso del dorso, con le prime due nocche sempre, è Huracan, quindi Johnny Lawrence fa un Kaiten Huracan Uchi in contemporanea, mentre sta girando, Daniel esce un po' laterale e porta con la gamba anteriore un Gyaku Mawashigeri, che è un calcio
poco utilizzato, e quindi è stato carino vederlo all'interno di questa coreografia. Ed è un calcio da una traiettoria un po' particolare, perché fa questa traiettoria d'arco dall'interno verso l'esterno, che non va confuso con Uramawashi, cioè il calcio ad uncino, perché il calcio ad uncino Uramawashi colpisce col tallone, invece il Gyaku Mawashigeri ha questo arco, no? E va a colpire con il dorso del piede, collo del piede. Potremmo paragonarlo a una versione frustata con andata e ritorno di un calcio a mezzaluna inverso di Urami Katsukigeri. Tra l'altro, su Gyaku Mawashigeri, prima o poi devo fare un video di Nasty Karate Rebels, perché mi è stato proprio chiesto di parlarne un attimo, perché è un calcio molto sottovalutato, poco utilizzato, ma che ha il suo potenziale se inserito nei giusti contesti. Comunque si mandano a KO tutti e due, però questo esito non risolve niente fra di loro e non risolve gli attriti. Anche perché nel momento in cui si rialzano, riprendono i sensi, fa comparsa Falco con un cambiamento non da poco. Cosa è successo a Falco, Ilai, al punto tale da far restare tutti quanti allibiti? Beh, Falco, nonostante fosse passato, adesso è passato sotto il gruppo Miyagi-Do Eagle Fang, continua comunque ad avere questi atteggiamenti da duro, più che da bullo, ecco. E anche in modo piuttosto duro si è rivolto in alcune occasioni a Kenny, quando l'ha incrociato, no? Il ragazzino piccolino di colore che è sotto l'ala di Robby all'interno del Cobra Kai. Quindi, ad un certo punto, il gruppo di Cobra Kai decide, anche se hanno ricevuto dall'alto posizione, no, di non combattere più fino al torneo, comunque però decidono in qualche modo di vendicarsi, non soltanto del fatto che Ilai abbia voltato le spalle al gruppo Cobra Kai, ma anche per aver un po', come dire, essersi comportato in modo duro nei confronti di Kenny, cercando anche di farlo desistere dal continuare a stare all'interno del gruppo Cobra Kai. Ed ecco che capita che mentre Falco è nello studio del suo tatuatore, che non si sa bene perché non c'è, nessuno, ma vabbè. Arrivano in gruppo quelli delle Cobra Kai, lo fermano, lo legano sul lettino e gli rapano la cresta. E qui abbiamo una grande trasformazione che adesso è nel suo culmine, nel personaggio Falco Ilai. E questo provocherà un trauma ovviamente nel ragazzo, che si era dato questo tono proprio per cercare di distaccarsi dal sentirsi nerd, emarginato, e quindi prendere le distanze anche dal suo grande amico Dimitri. Ed ecco che adesso si ritrova un po' rotto dentro, passatemi questa espressione, proprio perché anche quest'ultima immagine che dava di sé ormai è andata, non c'è più. Già era iniziata una trasformazione al suo interno e adesso gli è stata imposta in modo così traumatico anche una trasformazione esterna che lo porterà di nuovo a chiudersi in se stesso, a non riconoscersi, ma ne parliamo meglio a breve. Quindi il nostro Falco compare a fine scontro, quando Lawrence e la Russo riprendono i sensi, e invece di riappacificarsi e di dire ah, buono, ok, siamo forti uguali, non so, discorsi di questo tipo, abbiamo stima reciproca, succede che questo fatto accaduto a Ilai porta a ulteriori discussioni, perché come al solito, perché che succede che Lawrence dice ah, ecco, hai visto come è successo a Falco, perché non hanno reagito il giorno che erano, sono stati sfidati al drive-in, eccetera, eccetera, eccetera. Lawrence, la Russo riprende la sua posizione con eh sì, però qua così finiamo, che gente di questi si ammazzano, e Sam si schiera dalla parte di Lawrence. Così, insomma, siamo punto a capo ed ecco che abbiamo una rottura definitiva tra il gruppo Eagle Fang e Miyagi, che da qui in poi iniziano ad allenarsi per conto proprio. Il nuovo torneo è alle porte e c'è la riunione del comitato organizzativo con grandi discussioni accese su quali cambiamenti portare. Viene presentato un grafico
con quello è il pubblico di tendenza che è solitamente interessato a questo genere di eventi, e praticamente il grafico di demografia mostra come il principale pubblico sia composto da uomini di mezza età maschi. Sta cosa mi ha fatto veramente tanto ridere, perché secondo me quel grafico lì è il grafico che ha Netflix come target di riferimento della serie Cobra Kai, ovvero gruppo di uomini, giovani uomini, intorno, insomma, cresciuti durante gli anni 80 e 90, con i film, con la saga di Karate Kid, e di conseguenza ora sono nostalgici e adesso guardano le stagioni di Cobra Kai, con una minoranza ristrettissima di ragazzi e ragazze che probabilmente sono figli e figlie di questi qua. Quindi insomma l'ho trovato molto molto divertente. Poi si parla delle novità da introdurre al torneo. E tra i grandissimi cambiamenti, oltre al colore del tatami, abbiamo finalmente l'introduzione di categorie separate maschi e femmine. Se vi ricordate, nel video precedente dedicato alla recensione marziale della stagione 3, mi ero chiesto quale diavolo fosse il regolamento di questi campionati, perché è tutto abbastanza così strano, specialmente per quanto riguarda i combattimenti intergender, il fatto che sono ragazzini e si picchiano senza protezioni. Insomma, vi rimando a quel video lì per approfondire quanto ho detto. Ecco che la grande rivoluzione di questa edizione del torneo è l'inserimento di categorie separate maschi e femmine, direi che era anche ora, e l'introduzione della categoria della specialità del kata. Kata non solo disarmati, ma anche armati, perché a quanto pare fino ad oggi, mettiamola così, nel mondo di Cobra Kai e di Karate Kid, l'unica specialità che era praticata nei tornei era il kumite, il combattimento. Di queste nuove introduzioni Daniel LaRusso è super contento, perché il suo karate non si basa solo sul kumite, ma anche sul kata, alla figlia Sam. Quindi, anzi, per lui diciamo che va appena bene, perché non trascura nessuna di queste parti. Non solo, l'abbiamo anche visto praticare forme con le armi. Dall'altra parte, invece, Lawrence ha dei problemi, perché nel suo Eagle Fang Karate non ci sono dei kata e non ha ragazze. Ha solo un gruppo di ragazzi combattenti e quindi si trova a dover andare a reclutare giovani ragazze. Qui inizia tutta questa fase di tentativo di ingaggio che, come colonna sonora, ha Girls, Girls, Girls dei Motley Crue. Decisamente una scelta divertente e azzeccata. Il tentativo di reclutamento di Lawrence è molto, ovviamente, basato, cioè passa per maniaco sostanzialmente, e coinvolge in questi suoi approcci piuttosto discutibili anche Miguel, e lo sfrutta come se fosse lo stallone della scuderia per cercare di attrarre le ragazze, no? Le puledre. Quindi ancora una volta questa mascolinità tossica, questo machismo così esagerato che così si utilizza per ironizzare sulla figura di Johnny Lawrence. Poi però, ecco, grazie a un po' a Miguel che gli dice, boh, secondo me così non andiamo da nessuna parte, quindi si rivolge a un'amica che sembra essere interessata, poi però quando si parla di combattimento viene fuori che a lei tutto sommato non è che le va tanto di menare le mani, e quindi dice, boh, vi presento la mia ex, no? Questa amica a cui si rivolge è la ex ragazza di Falco, quindi inizialmente si pensa di Eli, no? Quindi inizialmente si pensa che potrebbe essere Falco, appunto, la persona di cui stanno parlando, che ormai si è tirato fuori. Viene fuori che questa amica di Miguel e la ex di Falco è attualmente dichiaratamente lesbica, e quindi presenta la sua ex compagna a questo punto, che è una ginnasta, ginnastica artistica o cheerleader. E quindi sembra essere una bella tosta. Altra cosa simpatica è che durante queste fasi così di ingaggio di ragazze, sempre cercando di sfruttare Miguel come maschio alfa, come stallone da monta, ecco che una delle ragazze che viene così, diciamo, importunata risponde: ma io sono asessuale. Quindi ecco un altro punto a favore a Cobra Kai, che in modo così anche in contesti estremamente ironici,
di fronte a questa immagine di Johnny Lawrence così mascolinamente tossica, ci viene presentata quella che invece è l'attuale realtà del riconoscimento, fortunatamente, dello spettro sessuale umano, che è non per forza binario bianco-nero, ma che ha tutta una serie di sfumature. Anche nel dojo Cobra Kai sembrano essere super contenti di queste introduzioni, di questi cambiamenti a livello regolamentale, e io non ho capito inizialmente, non, cioè tuttora non mi è molto chiaro, del perché di questo grande entusiasmo, perché anche il Cobra Kai è un dojo completamente orientato al combattimento, non si praticano i kata, non si praticano figure con le armi, l'unica ragazza è Tori e quindi ovviamente, come tutti ci aspettavamo, arriveremo allo scontro Sam contro Tori, però sono completamente scoperti in tutte le altre categorie. Poi però parleremo con calma del torneo, di come si è svolto. Viene invece presa come occasione per pubblicizzare il Cobra Kai, per pubblicizzare il dojo. Terry Silver, ricordiamoci, è comunque facoltoso, il denaro non gli manca e decide di sfruttare il torneo dal punto di vista del marketing per investire tantissimo in merchandising, magliette, supporti per allenamento, comincia a fare tutta una serie di video per presentare quello che hanno comprato. Con l'intenzione di espandere, creare una specie di catena di dojo Cobra Kai, quindi una serie di filiali dove chiunque può andare ad allenarsi non soltanto nel dojo principale, quindi anche questo lavoro di espansione. Insomma, Terry Silver ha un approccio decisamente da imprenditore al 100%, anche perché ne ha la disponibilità economica per poterlo fare. Inoltre, tra le varie aggiunte al regolamento del torneo, c'è la possibilità di diventare campioni assoluti del torneo, perché a prescindere dalle varie specialità, kumite, kata, armi e delle categorie maschio e femmina, il dojo che si porta a casa più punti in totale viene proclamato il campione assoluto del torneo. Ed è quello a cui ovviamente il Cobra Kai punta. E mi domando in questo momento come, visto che cioè, o vincono tutto solo dal punto di vista del combattimento e questo magari è sufficiente a portare a casa abbastanza punti da totalizzare per essere campioni assoluti, oppure non so come faranno, visto che appunto sono manchevoli delle altre due specialità, no? Armi e katà. Cambiamo scena, troviamo la madre di Sam, la moglie di Daniel, in un supermercato, dove incrocia John Kreese e hanno una conversazione, inizialmente di toni accesi, e poi però l'argomento si sposta su Tori e sul fatto che continuano a esserci questi screzi tra Sam e Tori. Ecco che qua John Kreese però comincia a parlare, insomma, e a spiegare alla madre di Sam che forse non tutto è come sembra a lei e che Tori ha una vita piuttosto complicata, perché si ritrova a essere da sola, a dover badare ad un fratello più piccolo e anche ad una madre, nonché portare avanti gli studi e di conseguenza è normale che questa ragazza non stia proprio benissimo e che possa avere degli episodi di aggressività, lasciamo stare che poi questi vengono sfruttati e spinti anche da John Kreese. Però John Kreese è consapevole che questa ragazza ha in qualche modo bisogno di aiuto e nel modo suo deviato la sta aiutando. Allora ecco che la madre di Sam comincia un attimo a ripensare a tutto quello che è accaduto, anche ai comportamenti della figlia stessa, e si rende conto che forse questa ragazza ha bisogno di un po' di sostegno e cerca inizialmente di aiutarla un po' a modo suo, però che ne so, facendole trovare dei soldi o facendole trovare, comprandole delle cose. Ovviamente Tori comprende che è la madre di Sam a causa di un'altra discussione che hanno avuto in precedenza e però si ritiene offesa da questi comportamenti. Poi la povera Tori a un certo punto raggiunge il fondo, sta raschiando il barile ed è emotivamente distrutta perché compare la zia e questa zia sembra che compaia soltanto per venire a incassare il sussidio di assistenza per la madre disabile per poi sparire. Scopriamo anche che la madre, che prima stava male, così in modo generico, che la madre è disabile e che inoltre Torino non ha nessun tipo di supporto dal resto della famiglia,
ma anche l'unica zia che ogni tanto si fa viva lo fa soltanto perché, in quanto maggiorenne, incassa i soldi e addirittura minaccia a un certo punto, proprio per continuare ad avere questo assegno, di una volta che dice: ok, una volta che tua madre morirà, verrà data a me la potestà su tuo fratello e tu resterai sola. Torino non sa più da che parte voltarsi e si rivolge all'unico adulto che le ha dimostrato un po' di comprensione, ovvero la madre di Sam. Quindi va a parlare con lei. E qua abbiamo un altro scambio veramente molto interessante, perché la madre di Sam accoglie benevolmente Torì e le pone una condizione. Tori si aspetta che la condizione sia quella di limitare tutti gli screzi con Sam, di stare lontano. E invece, con sorpresa, la condizione che la madre di Sam, la moglie di Daniel, pone a Tori è quella di iniziare un percorso di aiuto, di assistenza psicologica, proprio perché la condizione che sta vivendo Tori è veramente molto pesante. Ed ecco che, tra una stupidaggine e l'altra, e tra un momento di ironia e l'altro, in questa stagione vengono affrontati tanti argomenti molto importanti. Abbiamo prima visto quello legato alla sessualità, poi la questione adesso anche della salute mentale, dove salute mentale non si va ad intendere, come in tanti pensano, semplicemente perché uno ha dei disturbi ed è matto, ma la necessità e la possibilità di rivolgersi e di richiedere aiuto anche in momenti particolarmente difficili della propria vita. E non c'è niente di male, anche per una ragazza con le contropalle come Tori, che abbiamo sempre vista come estremamente agguerrita, sicura di sé, anche avvenente dal punto di vista estetico, e però chiaramente dentro non sta bene. Ecco che, grazie a questa condizione della madre di Sam, in cui gli dice: sì, ok, ti aiuto dal punto di vista economico, ti aiuto, vediamo di venirne fuori, ma hai bisogno di aiuto. E quindi la psicoterapia per ottenere sostegno reale per affrontare il periodo molto difficile che sta vivendo e che ha passato. Pare che Lawrence e Miguel abbiano finalmente trovato la ragazza da aggiungere alla loro squadra, che appunto ricordiamo essere lesbica, e per cercare di convincerla, improvvisamente e con grande sorpresa, Lawrence sciorina tutta una serie di motivazioni e di prese di posizione riguardo la sessualità, l'indipendenza femminile, eccetera, che lascia tutti stupiti, lascia stupito me, lascia stupito Miguel, proprio perché fino ad adesso si è sempre comportato con quest'area di mascolinità tossica, no? Di machismo. E quando poi la scena si conclude e la ragazza accetta e prende parte all'Eagle Fang, Miguel gli fa: ma da dove vengono fuori tutte queste cose? Ed ecco che Lawrence gli si gira e gli risponde: perché, scusa, è completamente a caso, è completamente a caso. Dice: perché, scusa? Ti sembra uno che piscia seduto? Quindi veramente ecco che penso che fosse un ulteriore modo, ecco, per buttare in mezzo una battuta super idiota e per ripristinare la figura tossica, di machismo tossico di Lawrence di fronte a questa sciorinatura di argomentazioni probabilmente imparate a memoria cercando su Google. Però poi la ragazza tira pacco, passa in realtà al Cobra Kai perché è attratta da tutto il merchandising e gli investimenti che stanno facendo sull'immagine, sono di nuovo punto a capo, quindi. E allora ecco che Lawrence e Miguel riprendono la ricerca e si ritrovano all'interno, così, ad assistere a un dibattito scolastico tra ragazzi, dove in America in realtà queste cose si vedono abbastanza spesso, in cui ci sono dei contendenti, due contendenti, che si affrontano su un argomento. E ognuno di loro porta delle motivazioni per sostenere il proprio punto di vista su quell'argomento specifico, cercando di demolire quello che è il punto di vista dell'altro. Quindi è una cosa molto legata alla retorica e al confronto praticamente politico. Il tema in questo caso è la pena di morte, e quindi chiaramente l'intera anche struttura un po' della regia e del
della sceneggiatura è a favore, insomma, della ragazza che è contro la pena di morte, perché abbiamo un ragazzo e una ragazza. Sta ragazza però a un certo punto, di fronte a certe cose folli che vengono dette dalla controparte, lui, questa ragazza va fuori di testa ed ecco che esprime anche un certo caratterino, prendendo e strappando, facendo a pezzi gli appunti del ragazzo che sta sull'altro pulpito. Ed ecco che Lawrence si gira verso Negan e dice: "Ok, abbiamo trovato quella che fa per noi." Le vanno a parlare e riescono ad ingaggiarla. E finalmente l'Eagle Fang Karate ha trovato una nuova recluta femminile. Poco da fare. Sam, la figlia di LaRusso, non riesce a fare a meno di farmi incazzare. Va a trovare Aisha. Se vi ricordate, la ragazza che era scomparsa nella terza stagione, scomparsa nel senso che non compariva più all'interno della stagione perché ha cambiato città, che è la ragazza di colore, e fanno un po' di chiacchiere sul più e sul meno e vengono a parlare di Torin. Qui Aisha dimostra una certa maturità, una certa lungimiranza ed evoluzione anche nel suo modo di vivere i rapporti che ha nella nuova città. E racconta a Sam di come inizialmente, appena trasferita, si sentiva ovviamente un pesce fuor d'acqua e a disagio, che già aveva percepito che poteva esserci una persona, che c'era una persona, un'altra ragazza in particolare, che l'aveva un po' presa di mira e che stava per reinnescarsi tutto quel ciclo che già aveva vissuto, in cui lei veniva derisa, umiliata, emarginata per via del fatto che non fosse particolarmente in forma, e quindi di ricominciare tutto da capo e tornare nella stessa situazione di vittima di bullismo che era prima. E le racconta che a un certo punto, però, non volendo ricaderci dentro, tra sé e sé si è fatta coraggio, è andata a presentarsi e, tramite un po' di autoironia e dimostrando comunque di essere una persona piacevole e sagace, riesce a instaurare una relazione d'amicizia anche profonda con questa ragazza che inizialmente aveva presa di mira. E io ho sperato che questa esperienza che viene passata da Aisha a Sam fosse il modo in cui Sam cercasse di rivalutare il suo modo di comportarsi con Tori e di conseguenza di affrontarlo diversamente. Ed ecco quindi che, tornati finalmente a scuola, Tori anche torna a scuola e fa per avvicinarsi a Sam, perché a quanto pare, non so per quale motivo, ci fanno capire che era necessaria anche la raccomandazione di Sam in presidenza per far sì che Tori potesse tornare a scuola, in quanto Sam era stata vittima delle angherie di Tori. Tori, quindi, una volta arrivata, si avvicina a Sam e si intuisce che lo fa per ringraziare Sam per l'aiuto e per la possibilità di essere tornata e per il fatto anche che la madre la sta aiutando. Mentre Sam si gira e gli dice: "Guarda, brutta stronza, che tra me e te non cambia niente, e anzi, te la farò pagare." E io sono rimasto allibito. Insomma, questa Sam LaRusso è fatta di coccio. Non c'è proprio modo. E anche la scena precedente, in cui abbiamo Aisha che sembra illuminarla e darle un altro punto di vista, e quindi ci aspettiamo che Sam cambi atteggiamento, invece non cambia niente. Continua la faida interna in casa Cobra Kai, ed ecco che Terry Silver e Johnny Kreese hanno discussioni e si lanciano frecciatine per il controllo e la direzione del dojo, e questa cosa sfocia in uno scontro in cui Terry Silver si prende un gruppo di ragazzini e li allena a modo suo, John Kreese un altro gruppo di ragazzini e li allena a modo suo, e poi gli fanno fare tipo una specie di competizione interna alla scuola, sostanzialmente per vedere chi è il più sleale. Ma vabbè. Riprendiamo la storia invece del figlio di Daniel LaRusso, il ragazzino che si sta comportando da bullo nei confronti di Kenny. Si rivolge al padre dicendogli che ci sono dei problemi, e qua abbiamo questa scena in cui il figlio di Daniel sembra un attimo rendersi conto che non si sta comportando proprio bene, no? Però il padre, Daniel, non riesce nella sua mente a concepire che sia il figlio il problema.
E quindi parte subito in quarta dicendo: "Ah, ma sì, hai problemi con i bully, tranquillo, adesso ti insegnerò il karate, finalmente ti sei avvicinato." Molto probabilmente in realtà al figlio interessava iniziare a imparare un minimo di karate più che altro per restare nelle aspettative che hanno attorno a lui il suo gruppetto deviato e problematico di amici. Perché appunto lui si vanta tanto che suo padre fa karate, che il maestro qua, maestro là, e quindi sente un po' la pressione di dover anche lui saper fare qualcosa, no? Più che altro per impressionare il suo gruppetto di bulletti e appunto non perdere la faccia. Però non ha l'indole, no? E quindi quando iniziano questo allenamento, Daniel, tanto per cambiare, rifà tutta questa manfrina, togli la cera, metti la cera, dipingi la staccionata, di ripetere le mille storie sul maestro Miyagi, mentre il figlio trova in tutti i modi delle scappatoie per non fare quello che dovrebbe fare, anzi addirittura paga un'altra persona per far fare questi lavori così di bricolage, di fai da te a qualcun altro al posto suo. Poi quando il padre lo scopre si incazza di brutto e quindi vediamo che questo figlio ha più un approccio in realtà da Cobra Kai che da Miyagi-Do, ovvero di uno che cerca la scappatoia, che sfrutta gli altri ai propri scopi, a cui interessa principalmente l'apparire, la parte insomma dell'essere duri e forti del karate. Però comunque, visto l'atteggiamento che ha, anche se uno vuole diventare duro e forte, tralasciando quello che è l'aspetto, come diciamo, formativo, comunque richiede allenamento e costanza e impegno. E quindi comunque probabilmente non ci arriverà. Qua devo dirlo, povero Daniel, perché tra la figlia che si sta allontanando e sta passando sotto l'ala di Johnny Lawrence, perché comunque è una testa calda, si trova meglio con lui, e quindi il suo rapporto con la figlia che si incrina, e il figlio che è completamente disinteressato, che scoprirà a breve essere un bullo del cazzo, e che si comporta in questa maniera e anzi insulta il padre, sputando sopra quelli che sono gli insegnamenti e i ricordi che ha Daniel, il maestro Miyagi, Daniel non se la sta passando tanto bene. Però il ragazzino ha un attimo di chiarimento con il padre, in cui attraverso un confronto riesce a spiegarsi e a dire: "Guarda che però il problema principale qui è che io mi sento molto escluso da questa cosa che hai tu, Daniel, con Sam, mia sorella, perché io sono il più giovane, ero appena nato, o forse neanche nato, quando il maestro Miyagi è morto, mentre mia sorella l'ha conosciuto. Pare sia stato questo grande uomo, eccetera. Tu non fai altro che parlarci, e quindi ecco che nel momento in cui tu e Sam, tu e mia sorella, fate così, vi ambiccate, fate queste cose insieme, avete questa cosa del karate insieme, e viene fuori in continuazione di questo maestro Miyagi, fa: "Io sono un po' stufo perché mi sento completamente escluso." Diciamo che qui emerge un po' come questo ragazzino non sia un cattivo ragazzo, e come già abbiamo visto nella storia finora portata avanti in questa stagione, è anche più che altro spinto dal suo gruppetto di amichetti a comportarsi da stronzo e da bullo. Quindi il figlio di Daniel, in questo momento di lucidità, decide di provare a risolvere la situazione con Kenny. Si rivolge a lui e cerca di, insomma, chiedere scusa, ma ormai è troppo tardi. Gli hanno fatto talmente tante angherie, lo hanno talmente tanto bullizzato, Tae Kenny a sua volta si è rivolto al Cobra Kai e al suo fratello reagendo malamente, venendo indottrinato, che non accetta per niente le scuse e anzi attira il figlio di Daniel e gli altri del gruppo, l'altro gruppetto, insomma, di bulletti nella libreria della scuola, nella biblioteca della scuola, spegne le luci. Ed ecco che, tipo così, facendo questi attacchi mordi e fuggi, no? Tipo da guerriglia, comincia a massacrarli di botte tutti quanti, finché non vengono beccati e finiscono tutti in presidenza. Ad averla peggio sarà proprio il figlio di Daniel con il gruppo di bulletti, e ben gli sta, perché sì, ok, Kenny alla fine
è quello che si è comportato male e in questo momento ha generato la rissa e gli ha picchiati tutti. D'altra parte, non dico che è giustificabile, ma è sicuramente comprensibile visto come è stato trattato per tutto questo tempo da loro. Tra l'altro, il preside recupera i vari video degli scherzi, delle angherie che hanno fatto a questo ragazzino, a Kenny, fino a poco prima, perché non solo l'hanno sputtanato e lo bullizzavano, ma beh, ragazzini stupidi quali sono, anche filmavano le loro malefatte per dopo caricarle sui social. E sono diventate prove da utilizzare quando poi chiamano i genitori e fanno vedere a Daniel quello che hanno combinato. Non solo, pare che ci siano anche delle videocamere interne alla scuola per riprendere un po' quello che accade. C'è un scherzo in particolare che giustamente il preside si domanda. Non so nemmeno come diavolo hanno fatto, perché praticamente Kenny va ad aprire il suo armadietto, no? Perché in America non sa cosa degli armadietti personali, e come lo apre viene giù l'acqua, e l'hanno riempito d'acqua. E giustamente si chiede al presidente, ma come diavolo hanno fatto? Perché non è che c'erano feritoie, e se c'erano delle feritoie nelle quali versare l'acqua, comunque poi avrebbe traboccato. Quindi com'è possibile? Vabbè, insomma, ai feriti Daniel tocca per forza andare incontro alle sue responsabilità, che è un po' il tema, uno dei temi che viene portato avanti in questa stagione. Kenny, d'altra parte, vediamo come apprende bene le lezioni che gli vengono impartite all'interno del Cobra Kai da Terry Silver. Lezioni tutte impuntate sulla manipolazione, sullo spingere alle reazioni le persone che hanno attorno per dopo sfruttarle a proprio vantaggio. Infatti, quando sono tutti quanti fuori dall'ufficio del preside, ovviamente era tutto un piano architettato da Kenny per farli beccare durante la rissa, ecco che si gira verso il figlio di Daniel e gli dice: ah, fregato, perché ovviamente è consapevole che dopo tutte le angherie che gli hanno fatto e come lui ha strutturato, insomma, il modo di farli beccare, anche se in questo momento è Kenny dalla parte del torto, è stato tutto un piano architettato per vendicarsi dei propri aguzzini. Torniamo al dojo Cobra Kai, dove avevamo lasciato questo scontro in corso tra le due squadre create da Terry e da John Kreese. E alla fine vince Terry Silver. E avevano scommesso una confezione di lattine di birra. Ed ecco che John Kreese rispetta i patti e porta il pegno a Terry Silver. E qua però hanno un'accesa discussione. Infatti, a John Kreese non è andata per niente giù quando, all'interno di un discorso così motivazionale, Terry Silver se n'è uscito dicendo che tutti quanti hanno dei punti deboli e che vanno sfruttati, che siano questi a livello psicologico, che siano a livello tecnico, che siano a livello emotivo e che appunto qualsiasi cosa va bene se vogliamo raggiungere il fine, allora della vittoria a qualsiasi costo, perfettamente in linea col Cobra Kai. Quando se n'è uscito con questa frase, John Kreese si è sentito chiamato in causa, come se Terry Silver si stesse riferendo anche a lui, cioè che come se Terry Silver stesse dicendo che anche John Kreese ha dei punti deboli. E di conseguenza questo avrebbe sminuito l'immagine del maestro nei confronti degli allievi. E qua potrei veramente fare una lunghissima digressione su quello che è il rapporto allievo-maestro, più o meno tossico, perché ho avuto anche dei maestri tossici, per quanto potessero essere competenti, però non finirei più questo video che già verrà veramente lunghissimo proprio perché c'è tanto da raccontare, tanto su cui soffermarsi ed è una stagione che è venuta molto bene, ci tenevo a fare un bel recap chiaro e preciso di ogni singolo punto. Tornando appunto al nostro discorso tra Terry Silver e John Kreese si sente appunto chiamato in causa, è minacciato ed ecco che sbotta malamente e tira fuori tutto il discorso sul fatto che se Terry Silver è come al giorno d'oggi è tutto merito di John Kreese, perché è stato lui che gli ha salvato il culo quando erano in Vietnam, che quindi gli deve essere debitore e grato, che il controllo del Cobra Kai è soltanto suo e solo suo, che lui è solo un sottoposto, insomma lo richiama all'ordine neanche fossero ancora sotto la guerra. E qua devo dire che Terry Silver accusa pesantemente il colpo e qualcosa dentro di lui si rompe definitivamente. Perché vediamo un Terry Silver a cui cominciano a venire gli occhi lucidi.
come se venisse, come dire, accusato e messo sotto torchio per qualcosa di cui lui non si sente responsabile. John Cleese fa leva su tutti i sensi di colpa e di riconoscimento che può avere Terry Silver nei suoi confronti per riprendere il controllo su di lui. E Terry Silver non sente di aver fatto nulla di male perché nel suo modo, comunque discutibile, che ha di insegnare. Il suo scopo era veramente quello di mettersi al servizio di Johnny Cleese e dei ragazzi per tirare fuori il meglio da loro per renderli super competitivi e combattivi in vista del torneo. Quindi si sente, come dire, accusato di cose che lui magari non pensava di aver fatto, no? Ha comunque agito nella sua ottica. Veramente a fini di bene per il dojo, senza pensare che quello che stava dicendo poteva ferire John, pestare i piedi a John Cleese o ferirlo per qualche maniera. Ed è proprio questo richiamo all'ordine così brutale, violento, facendo leva su, dai mersi, facendo leva su sensi di colpa e sul passato che definitivamente romperà qualcosa dentro l'animo di Terry Silver. E in questa scena non ho potuto fare a meno di provare dispiacere, poi ecco anche tenerezza, vedere Terry Silver con gli occhi lucidi, veramente risentito e afflitto per il modo in cui Johnny Cleese gli si è rivolto. Giungiamo tra una cosa e l'altra verso la fine dell'anno accademico e, come è classico in America, c'è il ballo di fine anno. Per fare le foto a Sam e Miguel, che andranno al ballo insieme, sono a casa di Daniel LaRusso e viene chiamato il figlio di Daniel per fare anche la foto di gruppo e non soltanto, diciamo, ai due ragazzi che andranno al ballo. Il figlio ovviamente è in punizione perché si è beccato la sospensione ed è bloccato su in camera da letto, nella sua cameretta. Qua scopriamo che la fotografa è anche una specie di psicologa probabilmente, perché si rende conto che il ragazzino ha qualcosa che non va e si rivolge ai genitori, a Daniel e moglie, di cui non ricordo mai il nome. E nel frattempo, come avete visto, uno dei due gatti, Faria, ha deciso che era il momento di venire in braccio, così forse la smette di saltare su e giù tra davanzale, scrivania, scrivania, davanzale, facendo tremare la le riprese ogni volta. L'ipotesi che mette in piedi questa la fotografa è che il ragazzino soffra di un qualche disturbo del comportamento legato alla dipendenza da schermi elettronici e da videogiochi. Per fortuna non è lo scopo di questa scena demonizzare i videogiochi, perché sarebbe veramente caduta in basso, però effettivamente sono dei disturbi che si possono sviluppare e specialmente quello che è la dipendenza dagli schermi, non vi nascondo che più di qualche volta, dovendo lavorare molto spesso tra social e poi la scuola e il quindi anche lavoro sul marketing, eccetera. Spesso nelle comunicazioni continue che ho magari con i vari gruppi su WhatsApp, degli allievi, eccetera, mi ritrovo ad avere sempre e continuamente il telefono in mano, ed è una cosa che sono sicuro che capiterà anche a voi, e si percepisce un po', no? Qualche volta questa dipendenza che sale quando è da un po' di tempo che non si guarda lo schermo, si controllano le notifiche. Ecco, questa cosa è veramente malsana. Secondo me è una cosa che tutti noi abbiamo sviluppato per via anche della simbiosi che c'è ormai con lo smartphone. Ed è una cosa con la quale sto cercando di fare i conti e sto cercando un po' di limitare ultimamente, se non per questioni di lavoro. Però vi assicuro che è difficile. In ogni caso, questa psicologa tira fuori il problema. La reazione di Daniel è: ah sì, benissimo, urca, allora vai su e parlaci. Ed ecco che la ragazza, la psicologa, dice: no, guardate che non funziona così. È con voi che devo parlare. In questo modo si mette in chiaro che in generale i bambini, gli adolescenti, se poi sviluppano delle problematiche legate al comportamento o delle tendenze, è perché sono cose che sono state
problematiche a livello della loro educazione o del rapporto con i genitori o con le relazioni che hanno avuto. E quindi la psicologa vuole iniziare proprio dai genitori. Forse che è la buona volta che Daniel LaRusso smonta un po' dal palco e si rende conto che non è così infallibile. Speriamo bene. Al ballo troviamo anche Dimitri e Ilai, ovvero ormai ex Falco. Ilai, un po' preso dalla sua depressione, e sembra che siano gli unici due a non avere una compagna, perché la iper mega gnocca di Dimitri doveva andare via, doveva andare in Australia e quindi lui si ritrova senza una dama. E Ilai invece non ha più morosa perché la sua ex ragazza l'ha lasciato quando lui ormai era sbroccato malamente dietro la questione Cobra Kai, diventando violento e un bullo. Però anche qua, piccolo colpo di scena, la ragazza di Dimitri che è in Australia è talmente innamorata che decide di tornare indietro apposta per fare da dama. E quindi ecco che compare sulla scena e che dire, oh, ora sono invidioso di Dimitri, cioè com'è possibile che questo qui era un piagnucolone, ora si è un po' calmato, sfigatello nerd, che, boh, ok, facendo karate ha aumentato un po' la stima in se stesso, e però si è trovato sta iper mega gnocca che addirittura vuole sentirlo parlare sempre di cose nerd, che quindi apprezza tutto quello che ha da condividere, ed è appunto anche tutto questo belvedere, è al punto tale devota da tornare dall'Australia apposta per fare il ballo con lui. Ed ecco che comunque in tutto questo Eli risulta essere il nuovo sfigato della situazione, perché ha perso la cresta, ha perso quello che era l'immagine che aveva di se stesso e che si era creato per darsi un tono, non ha più interesse nei confronti di quello che praticava, e lo troviamo anche adesso solo, e anche il suo carissimo amico gli dice, ragazzo, qua la... mi guarda, qua la donna chiama e quindi saluti. Comprensibile, eh? Sì. Tu devi guardarmi. Fai le fusa. Robby va al ballo con Tori e Terry Silver decide di elargire soldi, vestiti, macchina super figa a noleggio, eccetera, in modo che Robby e Tori, che sono i due atleti di punta del Cobra Kai, andando a scuola, facciano un mega figurone, una mega scena. E non solo, Terry Silver, scopriamo, si prende anche la libertà di andare a rivolgersi alla madre di Robby, ex moglie di Johnny Lawrence, per proporle un lavoro perché sa che sono in difficoltà. Fortunatamente però, la ex moglie di Johnny ha messo un po' la testa a posto, si è disintossicata, eccetera, e si rende conto che le cose non stanno andando per niente bene. Quindi si rivolge a Johnny Lawrence e gli dice: guarda, so Terry Silver ha fatto questo, questo e questo, addirittura è venuto da me proponendomi un lavoro, qua le cose non stanno andando per niente bene, siccome lui fa parte di tutta questa storia del karate, del Cobra Kai, di cui tu hai fatto parte o fai ancora parte, insomma, è il tuo mondo, per cortesia, cerca di intervenire e di risolvere quello che sta accadendo. Johnny Lawrence sbrocca malamente a sentire queste cose e, armato di piedi di porco, va al dojo Cobra Kai, forza l'ingresso, ma non trova nessuno. Però c'è Terry Silver che lo sta tenendo d'occhio attraverso una telecamera interna e tramite l'altoparlante di questa telecamera interna gli dà appuntamento all'esterno. Qui nel frattempo mi stanno invadendo i gatti e non so più cosa fare. Ora c'è anche Mercedes che vuole venire in braccio. Infatti si sta mettendo su una gamba, sulla coscia, l'unica disponibile rimasta. Vabbè, riprendiamo il nostro recap. Il punto in cui danno appuntamento a Johnny Lawrence è nel vecchio dojo Cobra Kai, il primo che hanno aperto. E qui scoppia la rissa, il combattimento tra Terry Silver e Johnny Lawrence con John Kreese che assiste. Lawrence fa del suo meglio per tenere testa a Terry Silver e adotta anche tutte le tecniche di difesa e evasione che ha appreso da Daniel LaRusso, ma non sono sufficienti e alla fine è lui ad avere la peggio.
Terry Silver è lì per dare quello che potrebbe essere il colpo di grazia a Johnny Lawrence, ma Johnny Kreese interviene e ferma Terry Silver dal proseguire. Terry Silver rimane qui abbastanza perplesso perché, se vi ricordate, avevano già avuto una discussione riguardo il modo di comportarsi di Johnny Kreese ed era stato Terry Silver a dire che non dovrebbe essere una vendetta personale. Però dopo l'ultimo richiamo all'ordine che Terry Silver ha subito, ormai sembra essere completamente succube della volontà di John Kreese. Quindi, interpretando il desiderio iniziale di Kreese, Silver è pronto, come dire, a compiere questa vendetta. Però Johnny Kreese, vedendo il suo affezionato allievo in quelle condizioni, decide di intervenire e di fermare Terry Silver. È lo stesso Kreese a riproporre le stesse cose che è stato Terry a dire qualche episodio precedente, ovvero no, lasciamolo stare, ci vendicheremo al torneo dimostrando di essergli superiori. E qua vediamo che, appunto, ancora una volta Silver è un po' confuso sui comportamenti che sta avendo Johnny Kreese. Ma al tempo stesso vediamo aprirsi una piccola breccia nella coscienza di Johnny Kreese, che approfondiremo verso la fine del video. Ritroviamo qui un altro personaggio che era un po' sparito, ovvero Panzonaca. Se vi ricordate, Panzonaca era questo giovane uomo tra i 30 e i 40 anni che decide di iscriversi al dojo Cobra Kai e che lega con i ragazzini, con i ragazzi delle superiori, al punto tale poi da prendere parte alla mega rissa alla fine della seconda stagione. Durante la terza sparisce e qua invece lo vediamo ricomparire e cerca di essere di nuovo ammesso al dojo Cobra Kai, ma non ci riesce e viene allontanato. Riprende i contatti con i ragazzi delle superiori e li invita a fare il dopoballo a casa sua in una mega villa che in realtà non è neanche sua, ma dovrebbe essere tipo degli zii o di altri parenti. Non ha un buon rapporto con il vicino che ovviamente interviene vista la confusione che stanno facendo e gli fa anche tutta una serie di insulti e fierisce riguardo al fatto che lui ha praticamente il doppio degli anni dei ragazzi lì presenti e che siccome è una persona completamente sola e abbandonata e senza nessun tipo di socialità, eccetera, si ritrova a far festa con i ragazzini perché non ha altro di meglio. Di tutta risposta, Panzonanca ignora il vicino e in qualche modo se ne liberano. Durante la festa, comunque, le due coppie, Robby e Tori, Miguel e Sam, si guardano in cagnesco. Anche perché durante poi il ballo ci sono stati anche sguardi, proprio perché c'è stata questa scena plateale di ballo super coreografata, no? Dove tutti e due erano in mega in tiro. E ricordiamoci che Sam e Robby avevano un debole, così come Miguel e Tori. Ora però stanno facendo coppia a parte, anche se Robby e Tori in realtà non stanno facendo coppia non perché c'è una relazione vera e propria, ma solo per scena. Ed ecco che si rievocano gelosie e tornano alla mente le relazioni precedenti. E tutto questo sfocia in una rissa. E indovinate un po' chi è la prima ad alzare le mani? Ovviamente Sam. Il combattimento al quale assistiamo a bordo piscina tra le due coppie, devo dire che non è niente male. E viene aggiunto alla coreografia un elemento tecnico in più, perché fino ad ora abbiamo visto tecniche e i combattimenti legati allo striking. Un po' alla volta hanno fatto comparsa proiezioni e leve articolari. In questo combattimento assistiamo anche invece a tecniche di controllo come tuité e cacchiè. Ora ho il gatto in braccio e non posso mostrarvi, vedo di farlo con una mano sola, che sono, per chi non lo sapesse, tutta quella serie di tecniche che hanno per lo più origine cinese, che vengono utilizzate a corta distanza per deviare
i colpi dell'altro, stando molto vicino e con i polsi a contatto, quindi di fatto controllando anche dal punto di vista tattile e percependo quelle che sono le spinte e le azioni dell'altro, dell'avversario, per deviare le braccia, creare il varco per poi colpire a mia volta. E perché dico che sono tecniche tipicamente cinesi? Perché sono estremamente legate in modo morbido a quello che è il Tui Chi all'interno, per esempio, del Tai Chi Quan, che sono quegli esercizi di percezione che vengono fatti tra i due praticanti, dove in questo caso però abbiamo delle spinte che vengono fatte o a una mano o a due mani, in cui io accolgo la spinta e la restituisco, no, senza perdere l'equilibrio, ed è un ottimo esercizio per testare la connessione con il terreno, le proprie radici, il proprio centro, il fatto di non perdere la postura mentre ricevo la spinta, ma in qualche modo di gestirla e di ridirezionarla verso il partner, verso il compagno. Poi questo genere di esercizi, e in modo diciamo più legati allo striking, lo troviamo tantissimo dentro tutti gli stili che sono collegati allo stile della gru, allo stile cinese della gru bianca, quindi molto sud della Cina. Tra questi stili, che poi il più famoso che è legato a questi esercizi è proprio il Wing Chun, che non si pronuncia così, ora la pronuncia esatta non me la ricordo, però deve essere tipo Wang Swan, qualcosa così. Il nome è esatto, la pronuncia è esatta, però tutti qua lo chiamano come Wing Chun, lo chiamerò anch'io Wing Chun, anche perché non voglio fare errori con la pronuncia corretta, dove appunto in questo caso abbiamo uno stile che si concentra tutto su questi esercizi qua, come il Chi Sao, addirittura, che si fa bendato e nel quale percepisco proprio attraverso il contatto le azioni dell'altro. E che poi ritroviamo all'interno anche del karate di Okinawa in stili come il Goju-ryu, dove viene chiamato Kakie, ed è una forma in realtà molto più simile al Tui Cho, perché viene stato eseguito con una mano sola per lo più, in cui io genero questo movimento circolare di spinta e ritorno, in cui gestisco la spinta di ritorno del mio compagno per poi restituirla, quindi assomiglia molto al Tui Cho. Per poi da qui collegarmi non solo alla gestione delle spinte, ma anche a altre tecniche in cui devio la mano, quindi prendo il controllo dell'altro braccio dell'altro, per poi passare a leve articolari, specialmente all'interno del Goju-ryu, o per passare a tecniche di striking, come si vede in realtà poi fare nell'Uechi-ryu. Quindi tutta una parte di tecniche a corta distanza che fanno parte anche del mondo del karate, che però purtroppo vengono molto molto ignorate e messe da parte e non approfondite, quando in realtà poi le troviamo nei vari kata. Per eccellenza, i tre kata che si dedicano a queste tecniche sono i tre Tekki: Tekki Shodan, Tekki Nidan, Tekki Sandan, che troviamo all'interno dello Shotokan, ma che sono presenti in praticamente tutti gli stili di karate, con l'altro nome che è Naifanchi, nella pronuncia di Okinawa, o Naihanchi, anche qua divisi in tre forme. Comunque la rissa si conclude perché tra una scazzatata e l'altra finiscono in piscina, e Panzonaka, vedendo, no, che si erano tuffati, dice: tutti in piscina! E si buttano tutti a così raffreddare i bollenti spiriti. E anche la seconda parte è conclusa. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e mi scuso per questa brusca interruzione. Ci vediamo alla terza parte e non dimenticate che la forza di volontà attraversa anche le rocce.